Questo è un esempio di voto. Come vedete, ci sono due spazi per mettere la croce. E se vogliamo votare per il Movimento 5 Stelle, è necessario mettere due croci, una per la lista provinciale e un'altra per quella regionale. Come vedete, in questa lista provinciale c'è il mio nome, perché io sono candidata anche consigliera per la provincia di Genova. Questo perché la legge regionale vigente qui in Liguria è una legge iniqua, che prevede che il candidato presidente, a meno che non si arrivi primo o secondo, come schieramento, non è automaticamente eletto. Così invece è nel caso delle comunali, quando il candidato sindaco entra, basta che lo schieramento superi una certa soglia. Noi abbiamo fatto questa candidatura anche a consigliere perché per noi il candidato presidente ha un ruolo operativo, cioè è una persona che deve entrare nel consiglio e lavorare, non soltanto un ruolo di facciata per fare la campagna elettorale. E poi, importantissima, la lista regionale, questa. È questo il voto determinante per lo schieramento. Come vedete qui c'è il nome prestampato del candidato presidente. In pratica, più voti prende un candidato presidente, più seggi vengono assegnati al suo schieramento politico. E il candidato presidente che prende il maggior numero di voti è quello che determina la vittoria del suo schieramento. Quindi se io prendo più voti di Raffaella Paita come candidato presidente, vince il Movimento 5 Stelle. Questo è fondamentale perché è possibile anche fare il voto disgiunto, cioè dare il voto per la lista regionale, cioè per il candidato presidente, per uno schieramento, e dare il voto per la lista provinciale, questo, per un altro schieramento. Avete capito? Arrivederle stelle!